siamo un po' matti, perché portare centinaia di persone una giornata così a parlare di montagna, di malghe, di lupi, di boschi da tagliare, di torrenti, di formaggio, di scuola e di autobus, solo la Lega lo può fare, e ne sono orgoglioso, perché i dibattiti sulla politica romana li lascio agli altri. Adesso dovremo essere bravi per concretizzare almeno una parte di quello di cui abbiamo parlato. Come? Si serve coraggio sicuramente. Non ci annoieremo e non vi annoierete. Prima qualche giornalista mi chiedeva, ma quando parlavo all'inizio di questa mattinata ho detto che se Renzi pensa di coprire le sue promesse elettorali con nuove tasse, andiamo a Roma coi bastoni. Hanno detto, oh sì, andiamo a Roma coi bastoni, punto, perché io mi sono rotto le scatole di leggere ogni giorno, ormai passano con tre righe di cronaca sotto le previsioni del tempo, l'imprenditore che si suicida, il padre di famiglia che si suicida, l'artigiano che si suicida, questa settimana a Lecco un pensionato di 70 anni si è impiccato perché l'ufficiale giudiziario andava a prendergli casa sua perché lo sfrattava, e lui aveva girato tutte le istituzioni, e per questo settantenne, dopo una vita di lavoro, c'era la strada, non c'era un altro appartamento, mentre nel paese di fianco stavano per arrivare 40 immigrati per cui erano pronte 40 stanze d'albergo. Altro che bastoni, abbiamo aspettato anche troppo. Ovviamente bastoni democratici, quindi non bastoni figurati, bastoni gomma piuma, bastoni da passeggio, ognuno... Però li dobbiamo toccare anche sul portafoglio, quindi per questo stiamo preparando per metà novembre una giornata di messa a dieta dello Stato, di resistenza fiscale, tanto qua non è più il momento di aver paura, cioè fino a qualche anno fa uno poteva aver paura, io non rischio perché sennò chissà cosa mi succede, adesso o rischi o muori. Noi lo diremo anche ai grandi rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Confindustria e Conf mia sorella, che a furia, però aspettiamo, vediamo, perché magari Renzi ci lascia cadere un po' di briciole dal tavolo, è finita. E il dramma è che è finita in un contesto in cui potremmo avere tutto e fare tutto, perché qua non ci manca niente, manca il mare, però non è lontano, non ci manca niente se solo fossimo in grado di sfruttare quello che dobbiamo sfruttare. E quindi cominciano alcune settimane in cui dovremo esserci, in cui l'assenza non sarà scusata, ma non per il rinnovo della militanza, ma perché ci giochiamo tanto, non come Lega, non per avere tre deputati più o tre deputati meno. Io l'ho detto, io ascolto tutti, sono persona educata, però non posso neanche pensare di sedermi al tavolo con uno come Alfano, che ci sta riempiendo di immigrati ogni giorno e che è il ministro più disastroso della storia della Repubblica degli ultimi anni. E quindi, ma se non fai l'accordo con l'NCD magari perdi due assessori, e chi se ne frega? La coerenza non è in vendita, prendiamo la polenta con le salamine, non gli accordi. E quindi, a meno che non cambino, a meno che uno dica no, effettivamente Mare Nostrum è una cazzata, effettivamente il governo Renzi è un governo di misse, di chiacchieroni, e quindi torniamo a fare qualcosa di più normale. Questo vale anche per Berlusconi, ovviamente, che non può pretendere di amoreggiare con Renzi dal lunedì al sabato e poi di fare un colpo di telefono alla Lega la domenica, o di qua o di là. Non è che se ci dicono no, le vostre battaglie le portiamo avanti anche noi, via gli studi di settore che ormai sono uno strumento di tortura fiscale che non hanno senso, quindi via, domani, non in mille giorni, in 15 giorni, via gli studi di settore. L'aliquota fiscale unica, l'ho capito io che non sono un genio, lo può capire chiunque. Abbiamo 150 miliardi di euro di evasione, come hai combatti l'evasione? Rendendo conveniente a tutti pagare le tasse, perché se uno deve pagare il 60% e può, ci sta che dica
Fottiti. Attenzione, poi l'evasore che non paga per farsi il terzo Ferrari è un conto. L'evasore che non paga perché deve scegliere a fine mese se pagare lo Stato, pagare il proprio dipendente, paga il proprio dipendente, non è un evasore ma è una persona per bene, perché lo Stato può morire di fame, il proprio dipendente ha i figli a casa. Però io... 40 paesi al mondo hanno dimostrato che se io ti metto un'aliquota fiscale secca unica al 20%, io recupero l'evasione, incasso di più e faccio pagare di meno a chi oggi paga. Ecco, il punto lì si evadi con un'aliquota così semplice e bassa, ti metto in galera e butto via la chiave. Però quando lo Stato si mette da pari a pari, sono proposte abbastanza normali. La legge Fornero, in tanti mi hanno chiesto che fine ha fatto la Fornero, non so, sta bene, non mi interessa, in un paese normale avrebbe vergogna a farsi vedere in giro. Qua mi hanno detto che le danno invece ancora posti in consigli di amministrazione perché è stata così brava al governo, veramente una delle donne peggiori che abbiano messo piede su questa terra. Mi spiace che abbia natali piemontesi, però secondo me c'è qualcosa di sbagliato anche in quello. Il referendum ci sarà in primavera, a meno che non si inventino qualche fregatura, e in primavera la piccola, rognosa e testarda Lega potrà portare a votare 60 milioni di italiani per mettere fine a quella schifezza che è la legge Fornero, che ha derubato di pensioni, lavoro e futuro milioni di persone. Chiudo, non la faccio lunga perché altrimenti ci vediamo domenica a Cittadella per parlare di libertà. Ci vediamo il 18 ottobre a Milano, anzi il 18 ottobre a Milano non dovrà essere una manifestazione. Il 18 ottobre Piazza del Duomo deve esplodere, deve bollire, non ci si deve stare. Dobbiamo far vedere delle immagini che quando accendono la televisione dall'altra parte del mondo, magari a New York, dico cazzo, questi qua si sono svegliati. Cos'è successo? Si sono svegliati, gliene hanno fatte di tutti i colori, stavano dormendo, vuoi vedere che si sono svegliati? E quindi non è una manifestazione solo della Lega, è una manifestazione in cui i vostri amici, parenti, cugini, conoscenti, tutti quelli che borbottano, perché stando ai sondaggi l'80% degli italiani dice che l'immigrazione clandestina ci ha rotto le palle e Mare Nostrum è una boiata, investiranno un pomeriggio della loro vita per far vedere anche fisicamente che alle parole, ai borbottii, dal panettiero in farmacia seguono i fatti? Il 18 ottobre a Roma devono farsela addosso, perché il 18 ottobre devi cominciare qualcosa che non si ferma più e Mare Nostrum non dovrà cambiare nome, dovrà chiudere. Ci sono dei confini, i confini vanno difesi, se serve con le armi, se serve con le armi, perché se i confini esistono e ci sono le forze armate difendono i confini, punto. E se qualche politico usa le forze armate per far valicare i confini, quel politico deve essere processato, quel politico deve essere processato, perché non è possibile avallare una schifezza di questo genere. Sabato 18 ottobre deve cambiare, e io sono convinto che cambierà, perché abbiamo valori, abbiamo... Poi, ci sono simpatie e antipatie, non mi interessa... un gruppo di amiconi, gruppo turismo vacanze alla Fantozzi che obbligatoriamente il sabato sera esce a mangiare la pizza insieme. Siamo un movimento politico, siamo una comunità, come in tutte le comunità, come in tutte le famiglie, come in tutti i condomini, come in tutti gli oratori, c'è chi va più d'accordo con uno e chi va più d'accordo con l'altro, non mi interessa. L'importante è che la simpatia o l'antipatia non incidano negativamente sulla vita del movimento, e quindi l'importante è aprire le porte delle sezioni, è accogliere qualcuno che magari è anche più bravo di noi, sì. Se arriva qualcuno che è più bravo di me, qualcuno magari può dire lo lascio fuori perché la prossima volta in consiglio comunale ci va lui. No, siamo un momento di svolta, quindi se arriva qualcuno più bravo di me vuol dire che avremo così tanti voti che in consiglio comunale ci vado sia io che lui, perché se teniamo chiuse le porte il consiglio comunale non ci va nessuno. Quindi su questo ci conto, poi basta, anche perché me la voglio godere, voglio fare due passi. Io son cittadino, sono nato a Milano e come per ciascun leghista, per ciascuno che è sotto questo tendone, la sua città è la città più bella del mondo. Io ovviamente per Milano darei tutto e non cambierei Milano per nessun'altra città al mondo, però se dovessi decidere, scegliere dove andare a vivere, se dovessi lasciare Milano, io andrei in montagna sicuramente, perché la montagna è vita, perché
Uno può credere o non credere, però quando vedi certe cose, vedi certi spettacoli, ti rendi conto che un Dio ci deve essere, perché altrimenti non si capisce chi possa aver inventato una cosa del genere. E poi servirebbe la settimana obbligatoria per il politico in montagna, perché ti rendi conto della fatica. Perché quando vedi la mucca e quando vedi la mucca che partorisce, e io ci ho provato quest'estate in un agriturismo, e ti rendi conto che si fa una fatica della Madonna a tirar fuori quella bestia lì dalla pancia della vacca, e fai turismo qua, facile fare turismo a Venezia, in centro a Milano, fai turismo qua, vai a scuola qua. Non puoi avere, ecco, l'uguale, quello che mi terrorizza dalla sinistra è il tutti uguali, tutti piatti uguali, tutti a pensare alla stessa maniera, ascoltare la stessa musica, tutti con le stesse regole. No, non puoi. Le regole che valgono per la scuola a Torino non possono essere le regole che vanno bene per la scuola in Val Varaita o in Val Grande, evidentemente. Le regole per gli ambulatori in città non possono essere le regole per gli ambulatori in montagna. Le regole per il ristorante in città non possono essere le regole per il ristorante in montagna. Quindi è una rivoluzione culturale. Stiamo correndo un rischio, perché è un periodo pericolosissimo, perché più Renzi ride e più sono problemi, perché questi stanno provando il colpo finale. Renzi fa finta di litigare con Bruxelles, ma è l'ultima possibilità che hanno questi per svendere quello che è rimasto delle aziende sane italiane a gente che viene qua come al discount. Quando sentirete parlare di privatizzazioni, dismissioni, alienazioni, Eni, Enel, Finmeccanica, questo è qua per regalare sotto prezzo tutto quello che di sano è rimasto in Italia, punto, né più e né meno. È una marionetta agli ordini di qualcuno, è una marionetta simpatica che si è circondato di belle donne, però è agli ordini di qualcuno, e evidentemente agli ordini di qualcuno siamo gli unici che possono far saltare questo ingranaggio, perché Grillo secondo me è pure d'accordo con quello là, si mettono d'accordo, oggi litigo tu, oggi litiga lui, però poi alla fin fine concreti interventi zero, e quindi siamo da soli, però siamo in buona salute, siamo robusti, ci davano per morti, siamo tutt'altro che morti. Godo come un matto a rileggermi gli articoli di qualche sfigato giornalista che ha firmato il De Profundis della Lega. L'importante è non montarsi la testa mai. Dei sondaggi me ne frego, il mio sondaggio è camminare per strada, non i sondaggi che vengono pagati, quindi è vero che non bisogna montarsi la testa, ma è vero che non dobbiamo porci dei limiti, perché non mi basta il 6%, non mi basta il 7%, non mi basta l'8%, noi per salvare la nostra gente, i nostri figli, dobbiamo arrivare al 10, al 15, al 20%, noi dobbiamo essere maggioranza in casa nostra, non dobbiamo aver bisogno di nessuno. Sono gli altri a doverci chiedere per cortesia avete bisogno di noi, e ci arriviamo, e secondo me ci arriviamo, perché siamo una comunità stupenda e perché viviamo in un territorio che ringrazio il buon Dio di averci dato, perché c'è tutto il bello quando c'è l'acqua, che è vita e che ci vogliono fregare, è lì, quando hai l'acqua, quando hai un sorriso, quando hai gli animali, quando hai un cielo come quello di oggi, quando hai gente che si è spaccata la schiena per lavorare, non ha voglia di rassegnarsi, abbiamo tutto. Non ci manca niente, ci manca solo di tirar fuori le palle e di difendere questo tutto. Quindi avete intuito che ci aspetta, che vi aspetta un autunno, no, non caldo, un autunno di presenze, di battaglie. Ecco, più Renzi ride e più noi lo dobbiamo marcare a uomo, non gliele dobbiamo far passare una, ma neanche mezza. Questo di scuola ha parlato e straparlato per mesi, lunedì aprono le scuole a Milano, lunedì mio figlio va in prima media, e lunedì su 174 nuovi insegnanti assunti a Milano città, con le leggi attuali, 174 vengono da fuori Milano e stanno già piovendo nelle direzioni scolastiche i certificati di malattia, i certificati di malattia, c'è gente che in quella scuola non ci metterà mai i piedi, sono malati preventivi, e alcuni mandano la richiesta di assistere, per carità di Dio, cosa assolutamente prevista dalla legge, il parente disabile in base alla legge 104. Buon Dio, ma
Quando hai scelto di trasferirti da Trapani a Milano come sede di insegnamento, il parente non era già disabile? Non è che mi stai prendendo per il culo, quindi io scriverò personalmente a tutti i provveditori di tutta Italia perché mandino a controllare malato per vedere se è un malato o se è un malato immaginario, perché altrimenti frega il posto a un altro insegnante che magari viene anche lui dalla Puglia, ma ha scelto di vivere e lavorare a Torino, a Milano, a Verona. La mia non è una problematica di luogo di nascita, è una problematica di cultura e di rispetto per il prossimo, perché a prescindere da dove sei nato tu devi portare rispetto ai bambini, che hanno diritto di avere lo stesso insegnante dall'inizio alla fine, ai tuoi colleghi, che non devono coprirti le spalle perché sei malato immaginario tranne l'unico giorno che ti serve per rientrare in classe per poi tornare in malattia, e allo Stato, perché paghi due insegnanti al posto di uno, perché oltre a pagare il malato immaginario paghi pure il supplente. Quindi è questo, basta. Io penso che ne abbiamo, ecco, un difetto, l'abbiamo sopportato troppo, c'è stati troppo buoni, un con le ves buono, un con le ves curioso. E quindi ragazzi, grazie di tutto, grazie agli organizzatori, grazie a chi ha inventato il Monviso come re di pietra, grazie al fiume Po. Un giornalista mi ha chiesto: ma quindi tornate ai vecchi simboli? Ma non c'è il vecchio simbolo e il nuovo simbolo, sono cose che abbiamo nel cuore, poi bisogna attualizzare tutto evidentemente, poi il tempo passa per tutto e per tutti, però se la gente che c'è sotto questo tendone ha voglia e tempo, bastiamo noi, non servono 50.000, bastiamo noi, se noi siamo determinati noi facciamo la rivoluzione. Grazie, viva la Lega, viva il Piemonte, e andiamo a goderci queste splendide montagne, e grazie anche per l'accompagnamento musicale, non abbiamo scelto musica techno, abbiamo scelto qualcosa di più identitario.